Santo giovane lo ha sempre portato a interessarsi. Beh, noi leggiamo in San Giovanni: la verità vi farà liberi. Quindi la verità nasce dalla conoscenza. Noi vogliamo sapere qualcosa in più di questo santo, che non è venerato soltanto a Forio. Allora, poi ve lo diranno, io faccio da moderatore, ma ci stanno illustri relatori, il professor Milustro, c'è Don Giuseppe Nicolino, che illustreranno questo. Ma piccole notizie: San Vito è venerato non soltanto in Sicilia, che dovrebbe essere la sua patria, Mazara del Vallo, ma in Calabria, in Puglia, in Campania, nelle Marche. Recanati ha come patrono San Vito. Quel sabato del villaggio, quando si parlava di spari di Mortaretti, certamente si riferiva proprio al 15 di giugno a Santo Stefano del Sole in provincia di Avellino, nel nord Italia. Sono stato a Verona poco tempo fa, eppure in una frazione del comune di Negrado, già ve lo dicevo, frazione San Vito, frazione San Vito, San Vito a Tagliamento, il parroco suggerisce, perché la mente storica, lui non ha bisogno di computer, lui tiene tutto, la famosa cattedrale di Praga. Però dobbiamo stare attenti, specie sulle reliquie, soltanto le reliquie. Messe insieme potremmo avere un mostro, un San Vito con due teste, con tre braccia. A Polignano c'è il braccio di San Vito che noi abbiamo venerato qui negli anni addietro. Bene, non mi voglio dilungare, il dottor Esposito, laureato presso l'Istituto Solorzano a Benincasa in conservazione dei beni culturali con indirizzo storico-artistico, poi il suo sbocco lavorativo è stato nelle Poste, dove sta facendo una fulgida carriera, e grazie a lui sabato prossimo avremo un altro annullo filatelico per rimarcare una data importante: 50 anni di ministero come parroco in questa chiesa di Monsignor Giuseppe Ricci. Abbiamo poi un comitato che dura insieme sotto la guida sapiente di Emilio Martina da 30 anni. Litigiosi come siamo, di solito siamo più bravi a rompere che non a costruire. 30 anni insieme, un gruppo affiatato porta avanti questi festeggiamenti. In questi 30 anni abbiamo visto che i festeggiamenti di San Vito hanno conosciuto un continuo crescendo. Oggi è grazie a questi amici che si dedicano al culto di San Vito, perché non si limita soltanto alla festa esterna, ma curano veramente il culto a San Vito. Ecco, dicevo, grazie a questi amici che la nostra festa è rimasta l'unica vera grande festa su tutta la nostra diocesi, perché c'è la partecipazione del popolo. Il popolo ha aperto San Vito come qualcosa di suo. Ho visto che parecchi hanno già la copia del libro, basta leggere la prefazione, poi ce la facciamo raccontare da Don Giuseppe. Un episodio particolare: ognuno di noi nella sua vita ha fatto l'esperienza della protezione di San Vito. Tra noi e San Vito c'è un legame forte, tanto è vero che in alcuni anni, in alcuni inni, diciamo San Vito è patrone di Forio, cioè nostro, lo consideriamo nostro. Allora passo subito la parola al parroco per il saluto, perché è il padrone di casa.
passione con cui si è dedicato per il culto del nostro Santo Patrono, a studiare ricerca, gli siamo molto grati e gli auguriamo un brillante avvenire nel campo della sua professione e un approfondimento maggiore sempre nei riguardi delle nostre radici religiose e quindi anche nel nostro patrono, il cui culto qua risale per lui e quindi agli animi. E allora noi ringraziamo il Signore che ci sono ancora dei bravi giovani che pensano alle cose religiose. Siamo grati, grazie caro Carmine per questo tuo lavoro, perché possa sempre più far fiorire il culto del nostro santo e l'amore nostro nei suoi confronti. Prima di passare la parola al canonico Don Giuseppe Nicolin, che ha curato la prefazione, mi sottolinea ringraziare per la sua presenza l'avvocato Nino D'Ambra, che è storico per eccellenza Forio del suo centro, la dottoressa Mazzella, che vedo qui presente, il comandante della stazione dei Carabinieri e tutti quanti voi che siete venuti appunto per sapere qualcosa in più su San Vito e del suo culto a Forio. La parola a Don Giuseppe Nicolino. Innanzitutto, ecco, anche se risulterò ripetitivo, però la prima parola è veramente grazie. Grazie all'autore, ma questa sera non ci sia negato di chiamarti Carmine come sempre, nulla togliendo al titolo di dottore conseguito con la laurea. Però mi permetto di dire grazie a Carmine perché sicuramente il testo che molti di voi già hanno tra le mani, che ci viene presentato, non ha la pretesa di essere una ricerca storica in senso stretto per offrire qualche cosa che non si sapesse già rispetto a San Vito. Sicuramente di San Vito sappiamo poco, perché è un martire di 1700 anni fa e non c'erano i cellulari all'epoca, non si registrava niente, non si mandavano immediatamente i WhatsApp e le notizie storiche, quelle certe, sì, sono poche. Poi dobbiamo attingere alla Passio di San Vito, quindi al racconto che i cristiani hanno voluto tramandare di una vita che sicuramente poi era stata arricchita di aneddoti e quindi ai dati storici sono stati aggiunti altri dati storicamente poco fondati, questo è vero, devozionali, sicuramente edificanti quando si raccontano, ecco, tutti i supplizi che San Vito ha patito e ha sopportato fino alla morte. Beh, non possiamo sapere se tutti quanti sono stati veri o meno, però era un modo ed è ancora oggi valido per evidenziare la forza della fede di questo ragazzo. Ma dicevo, grazie Carmine, perché questo testo, che non ha questa pretesa, però ne ha avuta un'altra, penso ne abbia un'altra, quella di evidenziare non solo il rapporto tra Forio e San Vito. E sicuramente noi non possiamo pensare a Forio senza San Vito. Forio, religiosamente, storicamente, artisticamente, non esisterebbe così com'è se non ci fosse stato il culto a San Vito. Per cui sono due realtà in simbiosi e questo vale la pena ricordarlo, ma la pretesa bella che io ho visto in quest'opera è di offrire uno strumento. Perché? Perché prima Monsignore parlava di radici e purtroppo noi viviamo in un contesto dove, guardando la pianta, dimentichiamo le radici che stanno sotto. E invece questa è un'occasione per recuperare le nostre radici, ma anche perché c'è un altro fine, è quello di tramandare agli altri
quella che è la nostra storia, quella che è la nostra fede, quello che è il rapporto tra Forì e San Vito, quello che i nostri antenati hanno fatto in onore di questo martire, quello che riusciamo a fare, ma bisogna darlo ai più piccoli. In quest'anno, dove il Comitato con la presidenza di Emilia Malfitano raggiunge il 30° anno dei festeggiamenti, ecco che mi piace ricordare una iniziativa che proprio il Comitato volle nel 2003, andare nelle scuole per parlare ai bambini delle elementari e delle medie di San Vito e del suo rapporto con Forio. Fu istituita una borsa di studio e fu un altro modo. Perché? Perché oggigiorno purtroppo parliamo di altro ai nostri piccoli, ma non riusciamo, non per cattiva fede, ma forse perché presi da mille preoccupazioni, i nostri bambini hanno un'agenda che è più fitta di quella di noi adulti, non riusciamo a trasmettere invece una passione, ed è la passione per la fede, che poi si mostra in una passione per coloro che hanno vissuto la fede in una maniera autentica. Sicuramente, ecco, ci sono tanti segnali di speranza. Questo libro, questo testo, è uno di questi segnali. Carmine mi ha dato l'onore di scrivere la prefazione, è una paginetta, nulla di che, ecco, non, nessuna pretesa particolare, però in questa prefazione ho voluto menzionare un episodio che realmente mi commosse. Perché? Perché scorrendo la pagina di Facebook in un giorno qualsiasi, a un certo punto fui attratto da un video, lo apri, fammi vedere di che si tratta, ed erano degli scolari, degli studenti che in gita, penso l'ultimo anno di liceo, stavano a Praga, lì dove è conservato il corpo di San Vito, lì dove Carlo Magno lo portò, lì dove è stata edificata la grandiosa cattedrale che appunto custodisce quello che per noi è un tesoro, ma quello che purtroppo a Praga è ignorato, sta lì, punto, ma poi non è che vi sia questa grande devozione a Praga per San Vito. Ebbene, questi ragazzi, che poi andandola a guardare, ecco, molti erano nostri, e molti dei quali sicuramente la porta della chiesa non la sfondavano e non la sfondano, però lì fuori quella chiesa intonarono l'inno di San Vito. E fu una cosa straordinaria. Dice, però non hanno avuto vergogna, però sarà stato un segno di affetto. In fondo hanno portato tutto a Forio lì, in quelle note, in quel canto. Lì a Praga c'eravamo tutti quanti, lo vidi come un altro segno di speranza che, ecco qui, nel sangue scorre ancora, anche nelle nuove generazioni, non in una maniera vasta, ecco, non per numero, però in alcuni scorre ancora questa devozione. Allora, la serata che stiamo vivendo, la presentazione di questo testo, di questo volume, in fondo come un segno di speranza. Che cosa possiamo fare, ecco, per la nostra Forio, per la nostra città? Sicuramente in clima di campagna elettorale le proposte sono tutte sul sociale, è ovvio, tutti i programmi, non perché stiamo vivendo la campagna elettorale, ma quando c'è. In altri contesti, ecco, dove ci sono delle esigenze lavorative, le soluzioni potrebbero essere in quell'ambito. Ma noi come comunità cristiana cosa possiamo fare? Ecco, San Vito ci dà una indicazione, andare alle nostre origini, alla radice, quell'incontro con Cristo che noi facciamo anche attraverso i santi, cambia la vita, ma se cambia la vita di una persona, due persone, 10 persone, 100 persone, cambia la società dove queste persone vivono. Allora, se vogliamo anche per i nostri figli, purtroppo non tanti, perché la linea demografica purtroppo è sempre tendente verso il basso, però se vogliamo per i nostri figli, Carmine e Concetta da un anno ne hanno avuto una bella, quindi ecco, anche per Miriana questo, vogliamo qualche cosa di più e di meglio. Certo, ci sono tutte le soluzioni umane, però noi lo sappiamo che dobbiamo andare a questa radice. C'è una soluzione spirituale, divina, c'è una soluzione di fede. Questo ce lo dobbiamo dire, dobbiamo credervi, e allora in questa luce, in quest'ambito, possiamo sicuramente operare. Allora, dicevo, grazie
innanzitutto, e poi in questa circostanza, proprio perché si guarda al futuro, vogliamo farlo ricchi dell'esperienza di quelli del passato. Purtroppo ogni anno, anche se è una cosa normale, quando si mette esposto San Vito, quando San Vito va in processione, quando mettiamo San Vito di nuovo nella sua nicchia, il pensiero no, va a quelli che l'anno scorso c'erano, 2 anni fa c'erano, 3 anni fa c'erano, si fa la conta di quelli che non ci sono più. Il comitato pure fa questa conta, perché le persone anziane ci tenevano e davano l'audio offerte, morendo i vecchi, i giovani sono più avari, meno legati. Però ecco, anche per noi, ricordare le persone che nel corso degli anni, anche con piccoli gesti, i contadini nel giorno in cui si metteva esposto San Vito, nei giorni successivi portavano il grappolo d'uva, quest'anno sono di meno, segno che il cattivo tempo non ha fatto crescere molto l'uva, però forse sono diminuiti pure i contadini. Ma ricordare tutte queste persone è un modo per guardare avanti, come i nostri nonni, e Carmine ricorda il suo, che fino all'ultimo ha salutato San Vito. Peppino di Piscitello, fuori l'albergo dell'Hotel Santa Lucia, salutò San Vito il 16 di giugno e poi morì il giorno successivo, 2 giorni dopo. Quindi veramente è stato l'ultimo gesto che ha fatto, salutare San Vito. Ecco, ma noi abbiamo tante persone che affolla questo ricordo la nostra mente. Ecco, come hanno trasmesso a noi questa passione, questa devozione per cui al solo nome di San Vito trema la voce, ma è inevitabile. Ecco, possiamo anche noi trasmettere questo legame, questo affetto verso colui che ci ha protetto, che continua a proteggerci e che difende la nostra Forio da ogni male. Grazie, grazie per il testo, grazie per l'onore, grazie per questa serata. In fase di presentazione ho compiuto un'omissione grave. Non ho detto che la copertina è un'elaborazione grafica di acquarello su cartoncino di una studentessa in architettura, Bianca Matarese, che è presente grazie a noi. Eppure lei si dà da fare in questa parrocchia. Passo subito la parola al professore, nonché fratello diacono, Don Agostino Di Lustro, storico, che ha consumato tante ore a ricercare, a tirare fuori dalle carte nascoste qualcosa che serve alla nostra storia patria, storia foriana. Io non so, la mia presenza qui, il motivo della mia presenza, perché non è che abbia fatto granché. Su San Vito, su San Vito, permettetemi che lo dica, insomma, forse qualche cosa avrò pure detto, che poi non è stato neppure riconosciuto da alcuni. Ho perso forse, tra virgolette, del tempo all'archivio notarile, dove, almeno all'epoca, per avere un documento bisognava pagare, e per avere il testo del contratto per la statua di San Vito. E poi mi sono dovuto sentire che in effetti bisognava studiare per approfondire, per sapere chi aveva fatto questa statua, che poi è un busto, non è una statua, era un busto. Perché pure questo è stato scritto, un busto, il busto di San Vito. Mi sono reso conto che è un busto di San Vito quando sono andato a Mazara del Vallo, perché lì effettivamente il San Vito d'argento, anche lì, è un busto ma piuttosto piccolo. Ma insomma, dopo che a partire dal secolo XIX, a partire da Scipione Volpicella, come si chiama lì, da Giuseppe d'Ascia, che ha avuto la possibilità di vedere, di studiare, di leggere le delibere del Parlamento di Forio, e quindi ha letto tutti i documenti che il comune, l'università all'epoca, ha prodotto per San Vito, per la realizzazione della statua d'argento di San Vito,
Poi, come si chiama lì, Cina Granati, in Ischia del 1930, dove c'è stata una bellissima, in questo libro di Granati, del, Ischia, nella serie Italia Artistica, pubblicata a Bergamo nel 1930, c'è una splendida fotografia del nostro San Vito. Poi al Parone, e poi tutti gli altri, e poi negli anni 80 e 90 e anche negli anni 2000, nei primi anni 2000, c'è stato Elio Catello. Ah no, poi c'è stata ancora un'altra cosa molto importante, il catalogo della mostra del 700, sul 700 napoletano, dove la strada di San Vito non è andata, però dissi, mi ricordo all'epoca, a Monsignor, dico: Monsignor, San Vito non è partito, e va bene, però se fosse partito sarebbe stato il pezzo migliore dell'argenteria esposta lì a Capodimonte. Questo per dire che cosa? Per dire che su San Vito, ma sono state scritte tantissime pagine, che poi si venga in anni di recente a dire che non sappiamo chi sia stato l'artista che l'ha realizzato, questo poi è proprio il colpo. Comunque, a me sorge sempre, non un dubbio, ma insomma una curiosità, vorrei sapere un po', forse dovrei fare, scusatemi, la seduta spiritica, stavolta non per evocare Marchiotto Calisse, come ho scritto sulla rassegna di Ischia, ma per evocare Don Pietro Regine. Dice: ma mo chi c'è? Chi è questo Don Pietro Regine? Chi è? È il fondatore, il tutto della Cappella Regine, perché quando fu l'università, sindaco Don Carlo Maltese, non Don Ignazio Caruso sindaco, ma sindaco Don Carlo Maltese, fu deciso di fare una statua d'argento in onore di San Vito, e il sindaco naturalmente si rivolse all'esperto, e l'esperto a Forio chi è? Era Don Pietro Regine, perché nella sua cappella di San Filippo aveva già realizzato tre statue d'argento, tre busti d'argento, San Filippo, poi San Filippo, San Pietro e San Giuseppe. E naturalmente tutte e tre queste statue, questi busti, per tutti e tre questi busti era andato prima da Giuseppe San Martino, perché tra lui e Giuseppe San Martino c'era un'amicizia particolare. E anzi, dobbiamo dire che Elio Catello dice che il Regine, questo però non è da nessuna parte, ma comunque dice che il Regine aveva un'abitazione a Napoli nella quale c'era un presepe ideato da Giuseppe San Martino. Comunque tra i due c'era una strettissima amicizia, e non aveva solamente realizzato il San Martino i bozzetti per i tre busti della Cappella Regina, ma anche tutte le statue di marmo che stavano nella Cappella Regina. Tant'è vero che la Cappella Regina era, dice sempre Elio Catello, dopo il cappellone di San Cataldo della cattedrale di Taranto, era il, diciamo, chiamiamolo così, il deposito più consistente di opere di marmo di Giuseppe San Martino. E quindi Don Carlo Maltese, giustamente, prima di andare, quando fu deciso che dovesse andare a Napoli per organizzare la realizzazione di questa statua, si portò dietro Don Pietro Regine, il quale andò non dagli argentieri, ma andò prima da Giuseppe San Martino. Poi andarono tutti quanti dagli argentieri del giudice. E naturalmente nel contratto, quando stipularono il contratto, il buon Don Pietro Regine, che doveva essere uno di quelli che rompevano, e non poco, ai poveri del giudice, però doveva essere un esperto. Perché? Perché quando egli andò del giudice per farsi realizzare il busto di San Filippo, il primo in argento che gli ha realizzato, disse: vedete che il busto di San Filippo deve essere come quello che sta nella chiesa di San Mauro a Casoria,
però là ci stanno delle cose che non mi piacciono. Voi avete sbagliato questo, avete sbagliato quest'altro, avete sbagliato quell'altro. Quindi, per la mia statua, cercate di eliminare questi sgorbi, queste imperfezioni. E naturalmente questa cosa si ripetette anche per le altre statue. Quando San Vito è stata realizzata, dopo tutti e tre i busti d'argento che stavano nella Cappella Regina, quando andarono dai giudici e stessero il contratto, Don Pietro disse: vedete che voi avete fatto degli errori, avete continuato a farne degli errori, nella storia di San Vito dovete evitarli questi errori. Quindi questo Don Pietro era una persona che conosceva anche, in qualche modo conosceva anche l'arte del cesello, perché il mantello deve avere questo tipo di cesello, il manto deve avere quest'altro, la veste deve essere... Quindi era preciso. E questo naturalmente noi... Anche nella statua di San Vito c'è la mano, diciamo, di Don Pietro Regine. Ma al di là di tutto questo per quanto riguarda la statua d'argento, però ecco, cos'altro devo dirvi? Al di là di questo, però, noi dobbiamo vedere in San Vito, come diceva giustamente, faceva intendere il canonico Don Giuseppe, il Pater Patri, vedete lì c'è scritto sotto quella, la prima statua di San Vito, la più antica, Pater Patrie. Quella è la prima statua in onore di San Vito, che risale al 1664 ed è stata realizzata, non sappiamo da chi, però abbiamo il documento notarile, è stata realizzata per poter effettuare la processione, e il documento dice anche il percorso che deve fare questa statua ogni anno il giorno di San Vito. E per questa occasione gli abitanti della zona alta di Forio si organizzarono per realizzare una gioia da collocare sulla statua del santo, appunto per la processione. Ecco, quindi questo è un piccolo segno della devozione del popolo di Forio nei confronti del suo patrono. E in effetti, quando ci sono tanti esempi di questa devozione, di questo attaccamento al santo, ecco, ne volete una, forse insignificante, ma comunque indicativa. Quando nel secolo, a metà 800 si decise di abbattere le due cappelle, innanzitutto la cappella di San Giacomo, che stava da questa parte dove sta adesso l'orologio, per poter realizzare la facciata della chiesa, fecero un po' per portare le pietre e tutto il resto, tutto il materiale che doveva servire per realizzare la facciata, perché nel Settecento era stata fatta tutta questa costruzione, ad eccezione della volta, ma mancava la facciata, un po' come San Francesco è pure una chiesa senza facciata, ecco. E allora tutte le persone, moltissime persone, soprattutto le donne, si misero sulle spalle le pietre necessarie e le portarono qui per poter realizzare la realizzazione della facciata. Quindi anche questo è un piccolo segno della devozione del popolo di Forio nei confronti di San Vito. Ma poi in tutti i secoli, ecco, la presenza di San Vito, anche perché poi San Vito, diciamolo quant'è, era la parrocchia di Forio. Fino al 1603-4 era l'unica parrocchia che esisteva su quello che attualmente si chiama il comune di Forio. Anche Panza era parrocchia di San Vito, quindi tutto il territorio di Forio era parrocchia di Forio, era sotto la giurisdizione del parroco di San Vito. Poi venne nel 1603-1604 fu istituita la parrocchia di San Leonardo
a Pazza, e solo successivamente nel 1620 venne fuori la parrocchia di San Sebastiano di Forio, perché ormai il paese si era ingrandito, e sebbene qui per la parrocchia di San Vito, questo lo dice il vescovo Innico Davalos nella sua relazione ad Elimina del 1598, quella che Agostino Lauro chiama la platea Davalos, dice che c'erano, oltre al parroco, che dal 1596-97 si chiamava Natale Capuano, e rimase parroco di San Vito fino al 1634. C'erano anche tre vice parroci, che aiutavano il parroco a svolgere il proprio ministero, e però ci stava pure Panza, e quindi Panza, che pure era in la popolazione aumentava, e quindi c'era bisogno di un'assistenza religiosa più da vicino, e poi la popolazione aumentò ancora di più. Il parroco, dobbiamo essere grati al parroco Capuano, a Natale Capuano, che ci ha lasciato due stati d'anime, uno del 1596, che in effetti ci presenta il quadro della popolazione di tutta quanta la parrocchia, quindi di tutta Forio, e poi del 1620, quando ormai Panza già non c'è più, e quindi la popolazione che allora viene censita dal parroco riguarda solamente Forio, ed è piuttosto numeroso, tant'è vero che il vescovo obbliga l'università, obbliga l'università sotto pena di scomunica, ricordate bene, sotto pena di scomunica, ad erigere un'altra parrocchia, e naturalmente stabilisce quello che bisogna fare. Ma poi come possiamo dire, ecco, quindi il culto nei confronti di San Vito, il responsorio, come cantiamo nel responsorio? Vita spes forici, speranza di Forio, perché il popolo di Forio ha posto, pone, speriamo ancora oggi, almeno me lo auguro, che pone ancora la speranza, le proprie speranze in San Vito, perché altrimenti non so come la metteremmo. Quindi dobbiamo essere grati ai nostri antenati, perché ci hanno lasciato tutto questo ambiente, cioè, ma ci hanno lasciato soprattutto, ecco, il nostro attaccamento al Santo Patrono. Io ricordo che da bambino, ma nel senso di 4, forse 5 anni, il giorno di San Vito era sacro. All'epoca la festa si faceva ad agosto, la prima messa, e poi in messa d'acqua per loro, e quindi bisognava venire qui, e quindi possiamo dire che almeno nella nostra famiglia il culto per San Vito ci è stato dato proprio dall'esempio dei nostri antenati, dei nonni, che veramente avevano una grande devozione per il Santo Patrono, e questo deve essere il nostro impegno, a veramente ricorrere al nostro Pater Patria, il Padre della Patria, quello che ci ha costruito come popolo, e naturalmente dobbiamo essere grati anche a lui se oggi noi siamo quello che siamo, perché appunto forse senza di lui, come diceva Don Giuseppe, saremo un po' diversi. Non so cosa avrei dovuto dire. Comunque, questo mi è venuto così spontaneamente, ve l'ho detto, e vi ringrazio per la vostra attenzione. Voglio soltanto aggiungere che negli anni Ottanta abbiamo avuto, grazie a Dio, una crescita di parecchie edicole votive che ritraevano San Vito grazie a Tachi, che è stato uno dei primi. Prima c'era la ceramica a Mennella a Casamicciola, ma dal lato di Forio Tachi, poi Franco Calise, poi Patalano, Giuseppe Castagna, che hanno lasciato e tuttora
per i viventi ancora producono queste immagini di San Vito, e in tante famiglie, in tante case, noi passando possiamo vedere queste immagini che ci richiamano questo culto, diceva il nostro parroco, antichissimo, già dal 1306, e in questo testo troverete anche questo riferimento a questi documenti che giustificano il diritto di patronato anche del comune su questa chiesa, il culto a Forio. Non sappiamo quando però San Vito sia diventato patrono di Forio, perché prima l'antica protettrice era Santa Caterina d'Alessandria, quindi che è rappresentata anche sulla pala dell'altare insieme a San Vito, e anche nel trittico, e anche in un altro quadro a sinistra entrando della chiesa. Quindi questo culto antichissimo, prima in compartecipazione e poi San Vito ha preso il sopravvento. Bene, conclude i lavori l'autore, è lui che ha sudato, lui che ha lavorato, ed è giusto che sia così, e mi fa piacere, leggendo nella prima pagina, che questo libro, questa opera è stata dedicata alla figlia Miriana, che lui, Carmine, con una profonda commozione definisce il Puccino combattente, perché San Vito, vedete, è invocato anche nei parti, uno dei 14 santi ausiliatori. Tra le tante prerogative c'è anche quella di assistere le donne in stato di gravidanza, il ballo di San Vito, quindi malattie nervose, il protettore delle danze, i nostri contadini, i nostri pescatori ce l'hanno a cuore. Quindi questa dedica, perché evidentemente ha sperimentato sulla sua pelle, nella sua vita, questa protezione di San Vito sulla sua famiglia. La conclusione a dottor Carmine Esposito. Baldanza di un eroe quasi bambino, che veglia la leggenda e la memoria. Fierezza e leggiadria di un serafino che imporpora di sangue la vittoria. Flevole forte del poter divino che lo aderge fanciullo a tanta gloria. Ecco in quali contrasti il San Martino qui riprodusse il Vito della storia. Egli non parla. La fiamma d'intelletto non accende la sua fronte d'argento, né pulsa sotto l'egida del petto, come già nella prima argilla il cuore, ma dentro al gelido metallo io sento, di che temi fu io, son protettore. Parroco Giovanni Mazzella. Buonasera a tutti. E grazie per la vostra calorosa presenza qui. Per me è importante che voi oggi state qui, perché attraverso, ecco, la vostra presenza io posso testimoniare ancora una volta la mia amicizia che mi ha legato fin dalla mia giovinezza al giovane San Vito. San Vito non visto tanto come un santo, ma proprio come un amico che mi ha accompagnato dall'infanzia, dall'adolescenza, nel lavoro, nella famiglia. E ancora oggi quel gelido metallo mi parla perché grazie a San Vito io ho potuto sperimentare la presenza di Gesù nella mia vita, lo posso dire apertamente, e spero che anche voi potete sperimentare questa presenza in ogni momento della vostra vita, che sia bello o che sia brutta, perché appunto sappiamo che la vita non è sempre bella, dobbiamo percorrere anche le strade, come dice, ecco, il nostro parroco, che io lo considero come un nonno, le strade non sono sempre lisce, molto spesso dobbiamo appunto camminare come se camminassimo appunto con piedi scalzi su queste pietre, no? Che ci portano un po' simbolicamente quasi le vie tortuose dell'Epomeo. Noi sappiamo come cristiani che Epomeo dal greco significa bella vista, e quindi noi come cristiani dobbiamo aspirare di salire per queste strade tortuose della nostra vita, accompagnato in questo caso da San Vito, dai nostri santi che forse non manco conosciamo perché non sono stati proclamati santi, e attraverso anche la Madonna bisogna appunto non perdersi di coraggio, perché da quel sangue appunto che uscirà poi dai nostri piedi, quindi dalle sofferenze della nostra vita,
arrivando, ecco, metaforicamente all'Epomeo, possiamo poi scorgere quella bella vista e stare lì a contatto appunto con il nostro Dio, perché noi dobbiamo aspirare, ecco, ai dei beni che vanno oltre da questa terra. E posso dire proprio così, sì, il mio amico Avito l'ha sperimentato già a 15 anni e oggi ancora ci parla, perché anche se i problemi della vita attuale sono diversi magari da come l'ha vissuto lui, no? Però la via è sempre unica. Molto spesso, io da quando ero bambino, quando devo fare, ecco, le mie scelte di vita, oppure nei momenti di studio o anche di riflessioni mie personali, mi reco tuttora o al Sagrato del Soccorso o qui davanti alla Basilica della nostra Chiesa Madre, all'ombra del nostro campanile. E chiudendo gli occhi, anche oggi pomeriggio ho fatto questo, alle 4 sono venuto, stamattina prima al Soccorso e oggi pomeriggio qui alle 4 davanti alla Chiesa Madre, ho chiuso gli occhi e questa volta ho immaginato quei vecchietti che tanti anni fa, quando ero bambino, si scambiavano le parole su queste panchine qui fuori. Questi vecchietti che oggi sembrano che non ci siano, invece no, ci sono, perché attraverso di loro io personalmente, ma credo che ognuno di voi, abbia potuto sperimentare l'amore che nutrivano per il proprio comune, per la propria foria, per la propria chiesa, e in un modo o in un altro si davano da fare affinché dessero appunto testimonianza della loro fede, della loro spiritualità, in questo caso verso San Vito. Che dire appunto di San Vito? San Vito, questo giovane martire siciliano, morto solo a 15 anni, al tempo dell'imperatore Diocleziano, quindi siamo nelle prime, nella più terribile delle persecuzioni, quella appunto indetta da Diocleziano, anche se ha dovuto praticamente affrontare tante peripezie, ne è uscito vittorioso, ostentando appunto quella croce, che a 15 anni capì che era la salvezza eterna. O San Vito patrone forio, o Vito dalle angeliche sembianze. Tutti questi inni, lasciatici poi dai nostri antenati, hanno fatto in modo che nella mia mente ogni anno ritornassero in mente tutti quei cattivi, buoni e cattivi momenti dell'anno precedente. E già, ecco, dai primi del mese di maggio, no? Durante la festa, durante il mese di maggio, per la preparazione della festa, io non vi nego che alle 3 alle 4 del mattino il mio cuore sussulta, perché la solennità si avvicina. E quindi io che devo tanto a Lui, ma soprattutto, ecco, sempre al Signore Gesù, però tramite Lui, tutte le notti alle 3 alle 4 scrivevo qualcosa, mi recavo fuori così a guardare la luna, contemplavo le stelle e in una stella vedevo il volto di Vito che diceva: vai, non ti preoccupare, sono con te sempre, perché le persone a cui sono simpatiche, che mi sono simpatiche, io gli sarò sempre vicino, non le abbandonerò mai. Nelle scelte anche più importanti della vita, che possono essere anche quelle lavorative o da quelle più banali. E l'ultimo, ecco, l'anno scorso, la nascita di mia figlia all'improvviso, mi ha fatto capire ancora di più la presenza di Vito che non mi ha abbandonato. E poi un ringraziamento speciale per questa fede che ho nutrito verso San Vito va sicuramente al parroco, al Monsignor Giuseppe Regine, che fin da bambino mi ha parlato di San Vito, mi ha fatto innamorare delle belle cose, della storia, dell'arte, delle tradizioni, perché lui in enciclopedia vivente ancora tuttora si ricorda dati e avvenimenti. E poi sicuramente anche all'amico canonico Giuseppe Nicolella, che con tanto spirito di abnegazione ogni anno si prodiga per questa riuscita di questi festeggiamenti, nonché anche al presidente Emilio Amalfitano e a tutto il comitato che da 18 anni ho il piacere di farvi parte. E poi sicuramente anche al mio caro Don Agostino, che le mattine, ecco, prima di andare al lavoro molto spesso vado in chiesa alla Basilica di Santa Maria di Loreto e facciamo quattro chiacchiere. E lui dice: quale vento riporta da quel
quale vento li porta in queste bande, da queste bande, non armate. Quindi sono, e poi sicuramente anche a Salvatore Nicoletti, a Don Salvatore Nicoletti, e un po' a tutta la comunità devo dire grazie, perché se mi sono, ecco, innamorato anche di San Vito, e anche attraverso di voi, perché ecco, facendo anche la questa per le case, ho notato sempre questa devozione, sì, che sembra che tuttora vada scemando, però secondo me basta scavare in ognuno di noi le nostre radici e far conoscere, ecco, San Vito, come diceva Don Giuseppe Nicoletti, alle nuove generazioni. L'abbiamo fatto negli anni precedenti anche con alcune rappresentazioni, infatti basta ricordare la vita di San Vito, che fu appunto ideata da Gaetano Maschio, che vedo qui presente, con il nome di San Vito Patrone Furio, e poi le varie altre manifestazioni per le scuole, anche con il bando di concorsi di borse di studio, sì. E spero anche che il Comune di Forio auspico proprio che il Comune di Forio bandisca una borsa di studio magari proprio per le scuole medie, per far conoscere la figura del nostro santo. In questo tutto l'elaborato, ecco, nasce dalla, appunto dalla tesi di laurea che ho effettuato, che ho tenuto 8 anni fa, e da queste ricerche accurate che mi sono fatto aiutare dal professore Agostino Di Lustro, dal mio amico fraterno Natalino Di Maio, che ringrazio per l'impaginazione, e oggi anche ringrazio Bianca Materese per aver seguito il cartoncino, l'acquerello sul cartoncino, e l'avvocato Nino D'Ambra, perché grazie anche a lui che ho qui frequentato il suo centro storico di ricerche, e mi ha detto appunto anche tanti aneddoti in tutti questi anni. Per quanto riguarda la figura di San Vito a Forio, mi ha colpito in tutta la storia di San Vito, perché San Vito è legato a Forio, no? Perché c'è questo legame. Mi ha colpito l'episodio soprattutto di San Filippo, perché appunto nella metà dell'Ottocento, nel 1800, c'era fuori appunto il problema della peronospera, questo parassita, l'oidium, che intaccava le viti. Le viti si stavano perdendo, quindi Forio si stava perdendo nel proprio intimo, perché Forio appunto viveva di agricoltura, di vino e del pescato. I foriani non sapevano come fare. Come oggi noi ci troviamo in una situazione, cosa dobbiamo fare? Oggi la soluzione, alcol, ci andiamo a divertire, andiamo nei cartomanti. Invece noi foriani di un tempo chiedevano aiuto al Signore tramite i santi, perché ecco la figura dei santi, il santo deve essere un intermediario tra noi e il Signore. Nel 1800 appunto c'era questo problema, arrivarono miracolosamente da Lipari, quindi dalla Sicilia, che era la terra nativa appunto di San Vito, i tre lipariotti, padre e figlio, e portarono appunto lo zolfo qui a Forio. I foriani non sapevano come sdebitarsi, e loro dissero: non vi preoccupate, vi insegniamo noi a mettere questo prodotto, lo zolfo, sulle viti, e a raccolto finito ci pagherete. Il raccolto andò bene, e i foriani fecero appunto una gran festa a San Vito. Però è da dire anche questo, perché lo storico Giuseppe Dascia ne parla in questo libro: noi foriani ci siamo sempre, è inutile negarlo, ci siamo fatti sempre riconoscere e ci riconoscono anche tuttora, e quindi i foriani del tempo si erano dimenticati appunto del prodigio di questo arrivo dello zolfo, e quindi loro giustamente attribuirono il miracolo a San Vito, però non pagarono i tre lipariotti, perché dissero: no, è stato l'intervento di San Vito, e loro purtroppo dovettero andarsene indebitati a Lipari. Anzi, uno morì di crepacuore, come dice lo storico Giuseppe Dascia, qua al comune di Ischia. E Pietro Regine, Don Pietro Regine, abbiamo qui a Via Quercia, all'inizio della Via Madonnella, una lapide che ricorda i tre lipariotti, perché appunto fecero questo gesto salvifico non solo per Forio, ma per tutta l'isola di Ischia. Che dire di questa statua? È un pezzo unico,
ce lo invidiano tutti. Durante i miei studi universitari ho anche dei diverbi e delle contraddizioni sul nostro San Vito, però già ormai il nostro professore Elio Cattello in questo libro ci dice, a differenza di quando, ecco, in modo sarcastico ha detto il nostro professore Agostino di Lustro, nel San Vito di Forio a figura intera, quindi qua Elio Cattello parla di figura intera, non di busto, a figura intera con la palma del martirio, la superba testa del santo giovinetto, dalla quale traspare tutta la lievità e la grazia del pieno Settecento. Ricorda gli angeli di Girolamini e alcune figure presepiali, tradizionalmente attribuite allo scultore. Quindi ecco, il nostro San Vito viene paragonato all'angelo di Girolamini, quindi la testa tale e quale è un angelo, o Vito dalle angeliche sembianze, ritorna questo Vito dalle angeliche sembianze. E forse uno studioso moderno, mio amico anche, quasi un mio coetaneo, il professore Stefano Causa di Salerno, mi ha detto, diciamo, quale potrebbe essere la sua versione. Secondo lui, visto che il San Martino, quindi il borsetto di San Martino e del giudice, in poco tempo elaborarono la statua, si vede che forse nella bottega di San Martino questa statua già era pronta a mo' di angelo, perché infatti ha tutte le caratteristiche di un angelo, quindi non è una statua ieratica, ma una statua che ti viene incontro, il cosiddetto effetto chiasmo, il piede destro in contraddizione con la mano ferma, la mano in avanti protesa con la palma in contraddizione con il piede fermo, e quindi forma una chi greca e si chiama appunto effetto chiasmo, quindi un angelo. Un po', se tenete presente, giustamente, noi foriani lo sappiamo, l'angelo di Pasqua, no? Quindi questo venirti incontro. E quindi può darsi, probabilmente, questa statua già era pronta per un angelo e poi è stata, associata alla figura di San Vito, mettendo appunto il leone, il cane, la palma e poi il grappolo 2 è stato messo successivamente per il miracolo appunto delle viti che vi ho spiegato poc'anzi. Il leone è tutta una storia a sé, perché il leone del primo bozzetto del San Martino, quando appunto era sindico, come ha ricordato il professor Agostino di Lustro, doveva essere di rame dorato, come il cane. In quell'anno ci fu il passaggio del sindaco, quindi da Carlo Maltese si passò a Ignazio Caruso, e Ignazio Caruso, che era secondo me un po' megalomane, vabbè, i megalomani credo che ci sono sempre stati nella storia e ci saranno sempre, si fece appunto immortalare nella figura del santo, quindi pagò altri ducati per fare in modo che il leone appunto avesse le sue sembianze umane e fosse praticamente dello stesso materiale, quindi d'argento, come il santo, quindi non di rame dorato. Quindi voi immaginate quando il Dascia ci ricorda questa data, 21 marzo 1787, che per me non è una coincidenza, perché 21 marzo è l'arrivo della primavera, quindi dal punto di vista antropologico l'inverno è finito, la vita ricomincia, e Vito, che era stato forse, forse non si chiamava Guido, ma Vito, ma Guido, ma poi traslato in Vito perché è colui che dà la vita, che fa ritornare alla vita, perché è appunto protettore degli epilettici. Quindi in questo giorno memorabile di quella primavera del 1787, immaginate che arriva questa statua qui a Forio e ci sono i due antagonisti, Carlo Maltese, il sindaco quello dell'anno precedente, e Ignazio Caruso, sindaco attuale, no? Un po' come succede adesso magari tra i politici attuali, che poi succede non solo tra i politici, ma abbiamo detto, però in questo caso tra i politici, arriva questa statua. E Ignazio Caruso dice: guarda, questo sono io, perché è la mia fattezza umana, quindi un uomo appunto del Settecento, no? Perché poi da precisare che solo la nostra statua ha il leone ai piedi, tutti hanno solo i cani, magari nella cultura celtica c'è il gallo, e quindi dice: questo sono io, perché nel cartiglio appunto si legge Ignazio Caruso sindico 1787. Ma sicuramente forse Carlo Maltese gli ha potuto dire: sì, però non sei degno di guardare il cane come fa il leone, ma devi guardare fuori.
no? Quindi c'è tutta questa, un po' questa parodia, quindi fantastichiamo un po' con la mente, chiudiamo gli occhi e ritorniamo a quel 21 marzo del 1787. Gli anni, ecco, passano, si arriva nell'Ottocento, quindi il miracolo delle viti, no? Però, come appunto ricordava il nostro professore storico Agostino di Lustro, nella statua vecchia c'è scritto Pater Patriae, quella statua che usciva, ecco, solo per la processione del 1664. Quindi non bisogna dimenticare questo Pater Patriae, perché questo è un aggettivo, è qualcosa che ci collega, che ci dà le radici, appunto. Molto spesso noi dobbiamo, per vedere il fusto dobbiamo vedere le radici, perché se non vediamo, se il terreno non è buon, fertile, non è fecondo, l'albero prima o poi muore. Poi un altro aneddoto che ho scoperto in questi anni, dal punto, ecco, di vista anche antropologico, San Vito e il cane giustamente perché San Vito è protettore del morso della rabbia, poi il cane è anche il simbolo della casa di San Vito a Selinunte, perché appunto San Vito era lì di origini, di buone origini, e quindi sullo stemma della casa c'era questo cane. Dal punto di vista antropologico viene visto anche come colui che accompagna il morto all'aldilà. Ecco, San Vito cade in piene, quasi in estate, no? Quindi magari si invocava il cane astrale, no? Affinché il raccolto andasse a buon fine, il raccolto andasse buono. Quindi questo cane ha molteplici significati ai piedi del nostro San Vito. E per quanto riguarda invece il sangue, noi sappiamo che noi ispitani, partenopei, sono legati al sangue di San Gennaro. Il 19 gennaio si sceglie il sangue di San Gennaro. Ma io in un testo praticamente del professor Niola, De Sanguine, scoprì che a Napoli c'era una chiesa, San Salvatore praticamente, dove il 15 giugno c'è una fiala con del sangue di San Vito. E il 15 giugno questo sangue si scioglie. Ovviamente Napoli riconosce il miracolo di San Gennaro, perché San Vito ovviamente è minore nella cultura napoletana. Però ecco, non bisogna dimenticare che c'è anche questo particolare. San Vito, per quanto riguarda un altro particolare, la festa di San Vito, già uno storico tedesco che si trova qui nell'isola, sulla nostra isola, in questo periodo del 1800, si recò a giugno qui a San Vito e descrive minuziosamente la festa, no? Quindi questa festa che ci accomuna, ovviamente oggi è in formato diverso, perché la festa dell'epoca non è la festa di oggi, la festa dell'epoca era lo stare insieme, perché non si vedeva appunto l'ora di stare insieme, soprattutto i contadini facevano a gara, ecco, a portare il nostro San Vito. E perché oggi non facciamo in modo che noi giovani, invogliare i nostri giovani a portare la statua di San Vito, ma non perché deve essere un fatto di ostensione, quindi non bisogna cadere solo nel formalismo, ma perché loro, portando sulle spalle questa statua e chiudendo gli occhi, possono vedere qual è la realtà evangelica. Le statue servono a questo, non è che le statue non servono, sono, ecco, dei pezzi di metallo. Ovviamente non bisogna adorarle, perché l'adorazione è solo del Signore, bisogna venerarle, guardarle e fare in modo che, guardando queste statue, noi scopriamo le virtù di questi nostri amici, perché alla fine i santi sono nostri amici, che con tante difficoltà e peripezie hanno dato il loro contributo alla nostra Chiesa. E la festa, appunto, nel meridione d'Italia molto spesso è vista come un bene culturale immateriale
da conservare, perché le feste, il folklore, le tradizioni comunque sono dei beni culturali, anche se non hanno qualcosa appunto di tangibile, cioè di visibile, che noi possiamo toccare un quadro, vedere una statua. La festa però è tradizione e va conservata. E la mia relatrice, la professoressa Letizia Bindi, questi eventi li chiama volatili misteri, volatili perché ecco, passano attraverso la nostra mente, però ci danno testimonianza della nostra identità culturale. E una storica calabrese, che ho avuto l'onore di conoscere lì al Solorzo L'Avvenire in casa, Bertoldi, praticamente, mi diceva: Carmine, io ho visto in te la passione che nutri verso la tua terra, verso San Vito, tu devi fare in modo che se un giorno, perché lei è venuta qui in vacanza e io le ho fatto visitare appunto la chiesa, se un giorno magari, e ha conosciuto anche il parroco, tra 100 anni, quando verrà un nuovo prete in questa chiesa, è capace di conservare tutto questo? Perché molto spesso, e lei lo denuncia, stiamo parlando nel 2011, no? Denuncia praticamente il fatto che molto spesso i preti gettano nella spazzatura ciò che è stato un tempo, perché dicono no, per me non ha valore. Ma come si fa a non avere un ricordo per il passato? Se noi abbiamo tra le mani una foto di un nostro caro, la buttiamo nella spazzatura? Non credo. No? Anche il semplice libro, ecco, quel quadro che ho messo lì, una lettera di un cardinale Bessaglioni del 31 maggio, leggere, i libri sono pieni delle parole dei saggi, vivono, discorrono, ci ammaestrano, ci insegnano. Senza il passato noi non saremo qui. Quindi non bisogna dimenticare il passato, non perché io sono conservatore dei beni culturali, quindi ho la fissa per il passato, per le cose antiche o nel conservare il tutto, no? Che poi me la porto anche nella mia vita lavorativa e mia moglie Concetta me lo rimprovera sempre. Abbiamo due visioni diverse, però in un solo cuore. Praticamente, quindi questa dobbiamo appunto conservare, perché lei denuncia appunto tutto ciò che non va conservato. La corsa poi al patronato, no? Perché San Vito è ecco, patrono di Forio, Santa Lucia è patrona, non so di... Perché negli anni l'uomo ha cercato appunto un punto di riferimento, quindi lo vedeva giustamente il Signore, no? Il Dio trascendente, lontano, no? Però era vicino, voleva essere vicino tramite un fratello che ha dato la testimonianza per Cristo. Quindi la corsa al patronato, qui il mio professore Marino Niola fa appunto un paragrafo anche su San Vito, dice: l'epilessia era chiamata male di San Donato o ballo di San Vito, l'herpes zoster era detto fuoco di Sant'Antonio e il tarantolismo morbo di San Paolo. Quindi ogni santo ha una sua caratteristica e questa caratteristica ha fatto sì molto spesso che lo dichiarasse appunto un miracolo, una reliquia privata, patrono, protettore di quella di quel comune, di quella contrada. E se, mi sono fatto sempre una domanda, che forse adesso non Giuseppe mi può... il rapporto dei primi martiri con l'Eucaristia. No? Io immagino il giovane Vito nelle sue celebrazioni insieme alle prime comunità cristiane eucaristiche. Premetto, io sono amante di Gesù Eucaristia, cioè per me se io non venissi qua alle 40 ore di San Vito o alle qualsiasi adorazione eucaristica, io è meglio che la festa di San Vito non... se mi stessi a casa praticamente. E infatti negli ultimi anni sono molto deluso che le 40 ore non sono più viste come una volta, ma non solo in questa chiesa, un po' per tutta fuori, io girando tutte le adorazioni eucaristiche, le chiese vuote, ma sappiamo che cioè, la nostra fede è là, in quel pezzo di pane, no? Quindi mi sono sempre chiesto, chissà come i primi cristiani si riunivano per celebrare la messa, no? Dalle catacombe magari si vede che loro si facevano riconoscere con il segno del pesce, perché sono le iniziali aiutami a dire
Ictus, Gesù figlio di Dio Salvatore. Sì. E quindi questo contesto delle 40 ore, secondo me questa Chiesa non deve dimenticare Don Saverio De Luca, credo, perché ho letto anche su qualche libro, no? La sua devozione, lui ha istituito proprio le 40 ore. Il discorso funebre di Palladino, il vescovo Palladino mi parla, è vero che questo? Sì, sì. E poi in questa chiesa comunque la possiamo comunque considerare una grande pinacoteca. Basta vedere alle nostre spalle la grande pala, che è la più grande dell'isola di Ischia, datata 1745 di Alfonso di Spigna, che rappresenta appunto la Madonna, San Vito e Santa Caterina. E San Vito, ecco, con la mano protesa in avanti protegge la sua forio, perché in quel panorama c'è appunto, è visibile, la cupola della chiesa di San Gaetano. Quindi ecco San Vito, fidelis omni tempore, fedele in ogni circostanza. E poi il grande lavoro di restauro che è stato fatto, io ero bambino, me lo ricordo a stento, dal nostro parroco, quando fu scesa questa tela, questa pala appunto dal tavolo. Perché il parroco, ecco, il nostro parroco è stato ed è tuttora amante della nostra, della sua chiesa, che la considera appunto casa sua. E poi il trittico, che è il pezzo credo più importante di questa chiesa per datazione. Niente, io vorrei che ognuno di voi stasera portasse nel cuore un pizzico di questo amore, di questo di questa passione che nutro per San Vito. E guardate, io ve lo posso dire apertamente, se voi, bisogna credere anche senza vedere, perché solo così. Non molto spesso a noi cattolici gli altri religioni ci accusano, ecco, di falso paganesimo, vogliamo toccare, vogliamo vedere, altrimenti non crediamo. Ma guardate, se voi sperimentate questa figura di San Vito nel vostro cuore, voi lo portate sempre con voi. Non è che c'è bisogno appunto della figurina che abbiamo in tasca, quasi come un talismano o qualcosa, ma questo giovane solo per 15 anni, se voi sperimentate questo, il vostro cuore proprio sussulta. A me capita così, e spero che anche a voi avete questa esperienza del cuore, perché è così. Con questo augurio, con queste cose vi auguro appunto di sperimentare quello che ho sperimentato fino adesso e di dare testimonianza in questo mondo come ha fatto San Vito, non con il sangue, perché oggi non è che ci per fortuna non è che ci viene chiesto di dare il sangue, usqua ad effusionem sanguinis, come diceva Tertulliano, no? Perché il seme, Tertulliano diceva che il sangue dei martiri è il seme della Chiesa. Oggi non ci viene chiesto questo, no? Perché magari siamo un po' tutti come Pietro, come San Pietro, lo rinneghiamo. Se oggi venisse qualcuno qua con una pistola e dice rinneghi Dio, sono il primo a dire forse lo rinnego. Perché la paura non lo sappiamo. Però oggi, ecco, San Vito non ci dice che dobbiamo fare cose grandi, ma basta praticamente nella nostra vita, nel nostro quotidiano, nella nostra vita, dare testimonianza con una parola verso il nostro fratello, verso il nostro collega di lavoro, verso gli amici. Ovviamente sì, la strada e le tentazioni sono tante, però se ce l'ha fatta lui a 15 anni, no? Perché non ce la possiamo fare noi? I problemi sono sempre gli stessi, in modo diverso, però lui ha avuto il coraggio di farsi uccidere, no? Solo a 15 anni. Oggi non ci viene chiesto questo, ma un pizzico della nostra coerenza a essere cristiani, cattolici, al di fuori di quella porta, perché lì è la giungla, lì ci aspetta il vero Cristo, qua ci dà solo lo sprone, là ci dà lo sprone, cioè ci dà il motivo per testimoniarlo. Grazie per la vostra pazienza. Di solito quando questi incontri supera una certa ora, un po' alla volta ce ne andiamo, ma innamorati così come siamo di San Vito, siamo rimasti. Ecco chi ha già preso la copia del libro, la volesse autografata,
l'autore si ferma in sacrestia anche per l'occasione per assaggiare qualche dolcetto che la signora Concetta ha preparato, perché Carmine ha preparato il pasticcino. Va bene, e dicevo grazie ancora. L'importante è rivivere questi momenti, e questo libro costituisce anche una piccola guida artistica, storico-artistica, delle descrizioni. Ma se poi volete una conoscenza perfetta, dovrete comprare il parroco direttamente. È pesante da portare, però qui c'è un sunto, c'è il condensato. Comprando il parroco e portandolo a casa avete un'enciclopedia perfetta su San Vito, sulla storia, sulla sua storia a San Vito, anche sulla sua devozione, che poi ha suscitato anche la nostra devozione, perché ci ha portati per mano veramente indicandoci questo giovane come modello di vita. Grazie, e come dicevo, se volete fermarmi in sacrestia. Ci sono però le sorelline di Carmine, lui è più piccolo, che intendono portargli i fiori da Vigo per salutarlo. Sono così contenti, la famiglia è così contenta. Penso che possiamo chiudere però cantando almeno l'inno popolare a San Vito. O San Vito, dico io, protettore e avvocato, e pregare il nostro Dio che mi scampi dal peccato, che la fame deve guerra e ogni mala libertà, dai castigli della terra, liberare Giove e pietà, benedetta la nostra sorte, dare fuori per protettore, in verità. Thank you.